Cari fratelli e sorelle tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù. E diciamo insieme, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Dio ha visitato il suo popolo. Penso alla gioia con cui queste parole sono risuonate in quel corteo funebre trasformatosi in una festa. Penso alla gioia di quella vedova che aveva perso il suo unico figlio e l'ha riavuto. Penso alla gioia di Maria e dei discepoli nel riavere con loro Gesù risorto. Anch'io vivo questa gioia, perché non solo un profeta, ma davvero Dio stesso in Gesù ha visitato e ridato vita all'umanità intera. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché sei venuto a noi non solo per visitarci, ma per salvarci e rimanere per sempre con noi. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua Passione. Quindi, per mezzo e intercessione del Beato Sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divin Volere. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunica in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza, e nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da lui create, affinché tu le riceva tutte benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, le medicine e tutto, affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù, ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il motto e tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buona, eterna, infinita, meravigliosa e la sua misericordia per noi. Ed ora, ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: o anima, quanto mi sei cara. Quando preghi mia madre, chiedimi di accompagnarti. Io so come parlare con lei. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Siete sempre. Ave Maria. Prega, prega per noi.